Signori e signore, carissimi tutti, buonasera. Siamo arrivati alla 10ª puntata dello spettacolo Bicanto, Bicunto e Birracconto, sempre con il gruppo Bedi Tiempi, composto da tutti noi. Siamo contenti veramente, il tempo passa come ho detto più volte, ma stiamo facendo e ci stiamo sforzando di migliorarci sempre di più. Grazie comunque del grande affetto che ci dimostrate. Iniziamo subito, come sempre, la puntata con un bellissimo brano suonato dal maestro Pippo Cerruto, un brano del 1977. Genova e Stefan erano due musicisti. Il brano è «Vu qui passe sans me voir». O francese tanticcio saccio. «Vu qui passe sans me voir». A voi Pippo Cerruto e la sua bella musica arrangiata da Pippo. Pippo
ci delizia sempre di brani nuovi, brani dolci e brani belli. Grazie Pippo. Iniziamo subito immediatamente con le ormai famose espressioni del passato. Oggi iniziamo con un detto, un'espressione del passato che dice essere scritto al libro nero. Che vuol dire? Si dice quando una persona è mal considerata ed è inserita nelle persone che uno è meglio evitare, a cui è meglio non dare fiducia, essere scritta al libro nero. Però il tutto deriva dalla rivoluzione francese, sì, perché durante la rivoluzione i rivoltosi, quando pigliavano le persone che avevano dei sospetti, si scrivevano nel libro nome e cognome. Sto libro aveva la copertina nero, che ne pigliavano un altro libro, aveva la copertina nero. Quindi, figlio vedo, stai attento che tu sei scritto al libro nero, vedete? Ai tempi della rivoluzione francese, ancora oggi noi diciamo questa frase. Seconda espressione del passato è essere napecata. Essere napecata è una cosa che è ampiccicosa, Maria, è difficile liberarsi magari da una persona che è napecata. Anche questo deriva dal latino piccatus e anche anticamente nella medicina di una volta non è che c'erano antibiotici, punture, penne, no, no, c'era la cosiddetta piccata che era un medicamento che veniva impastato con pane, albume di uovo e polvere, il tutto diventava una cosa morbida, piccata, però guariva immediatamente le ferite, perché punte non se ne potevano orare una volta. Se passava sta peccata e guarivano le ferite. Ecco, essere una peccata. Poi, un'altra frase, purtroppo per chi non sta tanto bene economicamente, dice essere nuro e cruro. Cioè, dopo periodo non possiede assolutamente niente. Come si suol dire, ene, panza e presenza. Originariamente la frase era completata così. Tu sei nudo e cruro come e verme asita. Perché o verme è nudo. E così la persona che non possiede niente è nudo e cruro. Infine, ultima espressione di questa decima puntata del passato è essere racomacca, cioè significava appartenente a un gruppo di amici, di parenti, di complici. E anche questa frase deriva dal 1580, quando il viceré della Sicilia, Marco Antonio Colonna, ha diviso l'isola tutti in settore definendole comarche. Ragusa faceva parte della comarca di Noto, per cui noi da qui abbiamo preso la frase essere la comarca, fai parte di un gruppo di amici, però oggi come oggi intendiamo dire stiamo attenti perché questo fa parte della comarca moto e ne capiamo. Bene, abbiamo concluso questo primo intervento dell'espressione del passato. Ora passo a una prima poesia che è dolcissima, ha il titolo di Hai una casinera. Questa poesia l'ha scritta l'amico poeta Giuseppe D'Avola di Chiaramonte Gulfi, nonché collega mio, e a cui ho tanta stima poeticamente parlando e anche non poeticamente, è una gran brava persona. Hai una casinera, una casina piccolina. Per questo mi accompagna sempre come sottofondo il maestro Pippo. Grazie Pippo. Hai una casinera che è in amore,
ricca montagna ridà viru lo mare. E russa, se confunna mienze giure, o sole c'è, da quando nasce a quando muore. Da macedera rifigura avanti la porta, carincia stesso tocca a perigina, quando è lo tempo. Ma chissà, non mi importa. È sempre cina raugeda ogni mattina. E nica, una stanzigeta, un camerino, una priola, per l'ombra, quando fa caura una estate, una gaglia, un gardino, un canarino. Ah, se sentissero, che belle cantate! Ah, sera, a poi azziccano la ride, con zighe, 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 fanno un gran concerto. A luna fa di maestra e stidi, e tutta un'armonia a cielo aperto, tutta un'armonia. E solarina. Ma non mi confondo, i vigilieri del celaio hanno oggiata. A stessa non ce n'è in sto mondo. Veniteci, se passate e ristassate. Si trova a ciuppiedo ne ma benzera. Una conciata fortuna. A prima via, pizzinga, sbandolia una bannera. Villaggio Speranza, casina Fantasia. Questa è una bella poesia di Giuseppe D'Avola. Ora voglio passare a una cosa brevissima che è cosiddetta filastrocca del cattivo pagatore. Filastrocca, di quella che non mo' appaiare. Anche questa è una musichetta allegra, ci ho avuto che ce la mette sempre. Allora, ci regia la persona. Allora, i soldi che vi a dare a voi, verugno, un altro po', na maggio, na giugno, e mai verugno. Ma informatevi qua stato io e quei casogno, perché all'auge io non ci narato e a voi manco venerugno. Quindi stiamo attenti quando facciamo qualche prestito. Ora, un dialogo fra due con mare, una cosa molto simpatica e molto comica. Un dialogo fra due con mare. Non c'è ciò munno con mare ciccina, beda matruzza, sogno scianezzata, mette 3 ore fa una signorina senza causetta. Tutta sculacciata, per vestina abbia messo una tentina e per camisa una rete sazzata pennuta lo cuore puro, una catina. Luce tenciute, tutta affetturata. Risponda con mare. Ma che siete bestia con mare Peppina, questa è nella motta. La moda che si è arretrata, oggi è la gioventù, sera e mattina, ah come la conga sta sempre domata. L'altro giorno, a mia figlia Cettina, voleva fare una sventoliata, ma con corpo resegna non guardò, la fece stare, cigliona cuccata. La gelosia per i figli. Comunque i tempi sono un po' cambiati. Finisco questo mio primo intervento poetico con una poesia dal sapore meraviglioso, dolcissima. Chista è l'ultima sera di maggio. L'autrice è Maria Bugliarese di Pachino. Che mi conta la luna? Forse mi parra rina rosa. Cammienze spine si fa sciata per non morrere. Rosa russa, calassa ciauro, non ne passa.
come se volesse scrivere dall'aria la sua storia, che è fatta solo di bellezza. La luna conta e io la scuoto. Ma Osauro la rosa non lo può creare. Osauro è come una oliata di vento che arriva senza avvisare. E te giace, rincia al tuo cuore. Ecco, con questo abbiamo concluso il mio primo intervento. E passiamo immediatamente all'amico Angelo Tedona, che è molto atteso, grazie sempre e benvenuto. E stavolta l'amico Angelo Tedona, siccome ha fatto freddo, Angelo, ora dice, mi ha dato un po' di neurigine. Quindi dice, ora io faccio i primi due brani, tutte estive, e così porto un po' di cavolo. E così magari suoniamo. Il primo brano si chiama Estate e il secondo brano si chiama, e la chiamano Estate. Due bellissime e stupende brani di Bruno Martino. Vediamo questo cavolo che Angelo ci porta con la sua bellissima musica. Grazie. È arrivato anche il momento del grande, lungo, bravissimo Ciccio Schembari, che come sempre ci porta cose nuove, ci racconta sempre cose diverse. Stavolta parla la storia rocannuolo. È molto bella e molto importante. Ascoltatela attentamente. La storia rocannuolo. A voi il grande Ciccio Schembari.
Buonasera. Siccome siamo prossimi a Carnevale, questa sera voglio raccontare il cannolo, un cannolo siciliano, perché da sapere che il cannolo è siciliano, che è il re del Carnevale. E intanto faccio con una poesia che ha un mio amico, pasticciere, con vene, un po' di vena, ha un po' di vena poetica, fece mentre faceva e fria i cannoli, ci venne a fare questa poesia sul cannolo, che la potremmo chiamare Odo, Ode del cannolo. Oh cannolo, cannolo, che sei? Poco ripasta impastata con vino, con l'ova, andocceniata in un pezzo di canna e fritta in asaina. Se niente, eppure si è conosciuto da tutto il mondo. Brutto, sei brutto e ci non riprofiche, ma quando ti ingiuri ricotta o recrema, fai impazzire a tutto quanto. Ranni e nighe, femmine schiette e maritate, bianche e nevere, rosse e cinese, eppure anche giapponese. Tutti i mucchi ti vuono tastare, tutti i palati fai a recreare. Oh, cannolo, cannolo, sei un gran ruffiano. E questa è l'ode del cannolo del nostro amico Angelo. Ora, credo che abbiate la curiosità di sapere la storia del cannolo. E allora, da sapere che il cannolo è nato a Caltanissetta, nell'epoca quando c'erano gli arabi in Sicilia. E proprio a Caltanissetta c'era un sultano che era un giovane, bello, elegante, raffinato e aveva un harem pieno di belle, giovani donne belle. Aveva. E tante ragazze sognavano di diventare, di entrare nell'harem del sultano. E tra queste una certa Carmelina. Carmelina era una picciotta di 16 anni, era orfana di madre, viveva col padre che era un pecoraro che aveva un gregge di pecore ed era famoso da tutta Caltanissetta perché faceva la meglio ricotta che si poteva fare di pecora nel mondo. E la figlia aveva anche lei il desiderio di andare nell'arme e la notte nella sua casetta sognava il profumo dell'arme, gli occhi del sultano, le sue mani, le sue carezze. Solo che però Carmelina aveva una differenza rispetto all'altro, era brutta, ma brutta assai. E era brutta, e però era una ragazza brava e dolce dentro, ed era brava, anzi bravissima, a fare i dolci. E suo padre sempre ci diceva: figlia mia, non ti preoccupare, chi lo cagunda è chi lo cacciere rinza, e tu rinza se buono e a ruggi come la ricotta. E allora poi si venne a sapere che gli arabi dovevano andare via dalla Sicilia, e allora Carmelina a restare cicca, io devo fare, tentare qualche cosa per vedere se riesco a seguire il mio sultano. E allora che pensavo? Pensavo, dice, devo tentare una cosa. E se non lo posso conquistare con la mia bellezza che non ho, cerco di conquistarlo con la dolcezza e la bontà che c'hai dentro. E che fece? Ambastava un po' di farina, con vino, uova, ambastava per bene, ci mise magari crema, cacao amaro dall'impasto e vinno un bel impasto scuro, poi lo lasciava riposare per mezza giornata e poi ustrava per bene, ustrava, ci mise, fece un bello cerchio, pigliava un pezzo di canna che era dall'orto, c'aveva la canna, pigliava un pezzo di canna, questa foglia di pasta, addocceniava una canna e la frio casa in. Appena frio, tutta la lasciava a raffreddare. Quando la lasciava a raffreddare, ci sciolava la canna e restava questo specie di tubo, questo tubo di pasta, che era brutto, brutto e cino di profiche, perché il covino c'erano venuto i profiche e poi era nivoro.
E allora che fece? Pigliava poi un poco di ricotta, di sopaggio, lo giorno prima che tutto si era fatto, ci mise il zucchero a vice a luce al punto giusto, tutto ascaniamo per bene, e per farla ancora più fina, passavo danzetaccio quei magli fine e venne proprio una crema, una ricotta finissima, che era proprio, come si può dire, una crema di ricotta. E questa crema di ricotta in giù cannolo. In giù cannolo, e in questo cannolo, questo tubo brutto, propino di puffiche, c'era, se vedeva, sta bianca, splendeva questa bianchezza della ricotta. Pigliavo questo cannolo e lo buttavo al sultano e ci ho presentato. Il sultano, giustamente, vedete questa cosa brutta, una cosa meschina, non potevo fare a meno le leggi, ma dice, ma è brutto, assai. E Carmelina ci disse, mio signore, dice, quello che conta non è l'esterno, è l'interno, ossia su mangiasse e poi per una risposta. Il sultano, meschino, un po' incuriosito, un po' titubante, prendeva questo cannone e cominciava, e si mangiava il primo boccone, poi si mangiava il secondo, poi si mangiava il terzo, chiuse l'occhio e lentamente si gustava tutto. Quando finì, rapiò l'occhio e disse, è un orgasmo del palato. E ci fece una carezza a Carmelina e ci disse, Carmelina, tu vieni con me. E Carmelina se ne occupò sultano. Ora la storia non ci dice se è diventato o non è diventato la moglie, una delle mogli del sultano, però è certo che fu la pasticcera preferita del sultano per tutta la sua vita. E fu Kira che incarnò la verità che dice che Luca Kunda non è che Luca di fuori, ma che Luca c'è dentro. E con questa bella favola, per stasera vi auguro buon carnevale. Dopo aver ascoltato anche l'intervento dell'amico Ciccio Schembari, con questa bella storia, Locannuolo, la storia Locannuolo, richiamo l'amico Angelo Tidona, che ci delizierà ancora una volta con altri due bellissimi brani. Ancora grazie Angelo. Con Night and Day, se ho ricco buono. Ah, allora posso parlare in inglese. Night and Day e Sognami, una canzone di... Sognami di... come si chiama? Antonacci. Antonacci, Biagio Antonacci. Quindi andiamo agli anni Ottanta. A voi Night and Day e Sognami. Thank you.
A questo punto passiamo alla seconda parte con i proverbi, tante attese pure peste, e io vi accontento subito. I proverbi oggi parlano della casa e dobbiamo evidenziare l'amore che hanno i rausani per casa, perché è molto importante. Casa, cari lusuli, non è venuta, l'odditura spesso è visitata. Certo, se non ci trasse mai il sole, c'è umidità, c'è giove, quindi abbiamo l'odditura per l'ora. Quanto conosce un pazzo a casa sua, non sa più savio a casa l'altro. Certo, pazzo perché seria, ma a sua casa è un padrone. Questa è bella, anche un po' sì, ma è bella. Ognuno a sua casa piscia e sa scuotala, e sa talia. Significa questo, a prescindere la battutina, ma significa che uno è libero di fare quello che vuole a sua casa. Meglio la casa to con picca pane che a casa rilauge con pernice e fagiani. Certo, se tu sei a tua casa magari c'hai picca, mangi e non è dato conto a nulla, ma sei felice e tranquillo. Una casa rilauge, magari che è una casa ricca, non si mangia, possibilmente stare con due piedi in una stuvala, insomma, non è tanto bella la cosa. Poi, per Rausanne, tutto sommato, la casa non era importante se gli era ranne, perché se dici, casa mia, tu mi pare una badia, magari che mica mi pare ranne, perché ti ho nel cuore. A casa cape per quanto vuoi padrone. Se il padrone è contento di avere la casa mica, basta. Poi, c'è da dire che per essere felice occorreva fare degli accorgimenti. A tua casa duppla respini e non ci portare mai né monici e né parrine. Vedi che bello consiglio che davano. Poi era considerato che la casa andasse bene perché si regia tinta da casa un canta iaddina. Quindi, che cosa voleva dire? Stiamo attenti ai femminili con accomandare, sì, ma non troppo. Se comanda sempre iaddina, è tomba. E se la mogliere alzava la testa, si regia, la mogliere ci mise la camisa e la capezzona che sul luogo. Poi, molte volte c'erano delle cadute sfortunate, si può dire magari carrere. Nassa casa, si dice, carrere nel senso, non capisco. Nassa casa c'è così vinni i trispete e così vinni i tavole. A tua casa è libertà. Sì, a tua casa è libertà. Perché iete birdo e non lo sa, nudo. Ognuno a sua casa, e questa forse è la più bella di tutte, ognuno a sua casa, scinci e vasa, per senso non dare conto a nulla. Ecco, abbiamo accentrato un po' i proverbi che riguardano la casa, in particolare per noi ragusani. Ora passiamo a una poesia molto dolce dal titolo Aruci e Amaro. L'amore e prima volte è cosa ruce, meglio in una cassata siciliana. Perciò alle innamorate la riluci come rollucuti con una faccia sana. Passa lo tempo e o mele, non è ciò ruce perché diventa acqua e fontana. E incomincio le prime voci, un sdegno piglia pere e fa mattana. Le miennole, le nocide e la pizza, in particolare quando sono fornate, hanno un gusto che è una rocizza e si mangiano con avidità. Qualcuno che vota
capita che fele, addio sapura ruggi come mele, pura vita è così, sì, pura vita è così. E c'ha le ruggizze, ci sono puro imboccate di amarezza. Ed è vero. Ora una dolce e bella poesia pure del poeta Gianni Farrugio e una poesia dedicata alla Sicilia, ogni tanto c'è qualche poeta che si dedica pure a parlare della nostra Sicilia ed è dolce, dolcissima. A Sicilia, Sicilia amata, madre rima madre e madre rima padre. Le ricche, le poverie di Sicilia grande, Sicilia maestosa, cinera muri, magnanima e fugosa, con le tovalle assolate e sorridente, turone pane a tanta brava gente. Uomini forti, sinceri, valorosi, uomini nobili, lo travaglio rispettosi. Utociauro si sente lontano, ma lontano, s'apprezza puro Tovino. O mare che t'abbraccia è ricco e fondo, vediato veramente di tutto lo mondo. Partì lontano, comandato della sorte, mandò ma core o desiderio forte. Passare in soccarresta rama vita, una leurazza to, Sicilia mia, Sicilia amata. E questa era la penultima, ora passiamo all'ultima poesia comica. C'è da dire solo questo, parlo, sono come se fossero due poesie messe insieme, insomma, non abbastanza brevi, che un cornuto suo paese o fissa onne va e va. Quindi, un cornuto suo paese, prima parlavo lo cornuto e poi parlavo lo fissa. Tutta rannazza ritta la regina, travagliava a uomini seri e di cantina, e rinnovava come le vestite. Una figlia partorio rinome Tita, però stintoppo manca frenavo, sempre di giù lo sbambo addormentava, cangiava Peppe, e si pigliava Nino, come se cangiasse a gonna o spolverino. Tita, la figlia, diventava ranni in grannia, non abbara una parola uomini che facevano come l'unna, eppure che volia crescere sana, già ci dicevano, tu sei figlia di puttana. Torino lo notaro, la docciavo, e quando si persuadì, si sposava. Un matrimonio fu frutto d'amore, ma poi non vorrò tutte rose sciure. L'angiuria di notario si portava di quando le faccende sprogliava, e a gente che via allo suo contorno, io ci regia, che venia un paese o giorno. Le presenza non era tanto sciamo, magari che non aveva la panza al grammo. Ma se non taliamo a chi e a chi sta, l'essenza ci regimo che era tutto solo panza e presenza. Commerciava in pattovaglio e gabbasì si accattava. Veniva, pigliava i spesi, manteneva la moglie come una principessa e sbattoleava sempre come un fisso. Spesso la notte, na casa, sua moglie Tita non tornava, allora sua madre si abbottava perché c'era tanta gente e lo via e vai e lo bordello armato ciuca mai. Una sera un forestiere la corteggiava, per figlia di sua madre la pigliava, Ida si accontentava di imponente e non lietto si ci boccava. Torino mancava poi per una semana appena a fare cavagliere a Cianciana. Tita, un zocco ci venne se pigliava, e come vos addio si lascia passare. Quando tornavo però,
arrestava l'occuto, perché un amico ci disse subito, tu sei cornuto. La moglie però, sto fatto, ci ho negato, e presto, presto, ho letto, ho consolato. Ste voci capozzava ribbe come, corriero come corrono le ciume, e quando capassiava po' paese, paria cavia vronte tutti i corna mesi. Per fortuna era fama riconciata, un'esta storia non era palesata. Lo riverbero con tanta divoscenza, essere cornuto non è una sentenza. Questo è lo conto. Ora parliamo brevissimamente lo fisso. Peppe Cipulla, quando si accasava, la moglie, un suo zio, ci ha cercato, perché appunto era fissa. Una picciottina tutta sana sana, come una faccia di bronzo, ricampata. Femmina arretrata, casa e chiesa, pesciata s'annacava le salesa, con Peppe stese sempre inguduriata, ma un uomo non l'avesse manco tagliata. Peppe Cipulla, che era ritto fissa, campava solamente piscommissa, quando parlava a ucca so sencia, ma manco io sapia in zocco regia, era proprio fissa. Acco manca riscusse per scienza, magari si pensa, come un fissa pensa che un paese l'hanno tutte per mingione, fuori paese passa per buffone. Peppe cercava di fare sessata, con tutte le scorrie fuori conciata, paragonava le surci, le coniglie, parranno, faceva ridere la cemiglia. Ringraziava per la moglie a Dio, lo merito però era rosso zio. Come persona si sentiva dotata, ma era solo cacoccia la spiegata. L'essere si credia in arca di scienza, corpo faceva però la soscimenza, cuoveria se ci mettia a parlare, ma solo per volerlo cotoleare. Nonostante le sforze che faceva, un goppo di pipa non lo congiuria. Quindi, o cornuto, un paese fama ha, ma o fissa, arresta fissa, o ne va e va. E con questo abbiamo concluso questa puntata a livello poetico. Prima di concludere la trasmissione passiamo al brano che l'amico Pippo Cerruto ha composto per l'occasione, che ho già avuto modo di sentire, che è un bellissimo, veramente bellissimo, bellissimo, appassionato tango. A voi Pippo Cerruto.
caro Pippo, peccato che ci sei solo tu, non posso ballare con loro perché il tango è veramente bello. Grazie comunque di tutto quello che fai per noi e per la trasmissione. E con questo abbiamo concluso la 10ª puntata. Vediamo sicuramente appuntamento per l'11ª puntata e poi daremo alcune notizie nell'ultima puntata che riguarda tutti noi, sempre cose belle e positive. E allora faccio sempre che allargo le braccia, vi stringo forte forte e vi dico alla prossima puntata. A voi la sigla.